Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento a cui io sono molto legato, come creare un groove Latin. La musica Latin raccoglie veramente un'area geografica gigantesca, all'interno della quale vi sono innumerevoli ritmiche, tutte comunque di matrice africana. Per cui studiare i ritmi singolarmente, anche i ritmi tradizionali dei singoli paesi, a mio avviso rimane l'operazione migliore da fare. Invito tutti quanti voi a studiare le ritmiche tradizionali del mondo cubano e mondo brasiliano in particolare, che sono un po' le due aree geografiche più importanti su questo argomento. A volte però ci viene chiesto di suonare qualche cosa di latino che però non è direttamente identificabile in uno stile ben preciso. Ma tendenzialmente si ha bisogno di una sonorità che faccia un po' riferimento a quel mondo senza essere specifici su una singola ritmica. Per cui ho pensato di proporvi uno studio che vi aiuti a entrare in questo mondo introducendo alcuni elementi che sono caratteristici del mondo della batteria Latin. Come sempre, io faccio riferimento alla Bibbia della batteria, vale a dire a Stick Control. Adesso vi stupirò un po' perché ovviamente il collegamento non è così immediato tra Stick Control e la batteria Latin. Ma in realtà vi dimostrerò che questa relazione c'è ed è anche molto molto forte. Vi proporrò uno sting che voglio considerare magico. Parliamo del numero 33 contenuto a pagina 6 dello Stick Control. Per i mancini, è il numero 34. Eccolo. Andiamo evidentemente a trattare questo sticking aggiungendo degli accenti e delle ghost note. Gli accenti saranno tutti sulla mano destra e saranno complessivamente 3. Un pochino più veloce. Andiamo adesso a spostare questo sticking sulla batteria, innanzitutto partendo dalle due voci principali che sono il Charleston e il rullante. Successivamente andiamo ad aggiungere la cassa che si sovrapporrà agli accenti fatti con la mano destra, costruendo così una classica figura in stile Brazilian chiamata Baião o Baion. Le trascrizioni di questo video io le caricherò sul mio canale Telegram che metterò qui giù in descrizione, per cui iscrivetevi anche al canale Telegram per poter scaricare tutti i PDF di questo video. Lo step successivo è quello di andare ad aggiungere degli accenti sul rullante nelle tre possibili posizioni. A questo punto possiamo improvvisare gli accenti sul rullante e cominciamo così a costruire un sound Latin già molto credibile.
Andiamo adesso ad articolare il fraseggio. Sposterò la mia mano destra sulla campana e la mia mano sinistra si muoverà tra hi-hat, rullante e tom. In questo modo posso anche utilizzare il piede sinistro che io solitamente uso sul levare e quindi proverò a fare un esempio un pochino più veloce. Molto interessanti sono le accentuazioni della mano sinistra che possono creare una poliritmia di 3 su 4. Anche molto carina è la disposizione della mano sinistra su due tom che crea veramente una melodia molto accattivante. Un'altra variazione la andrò a fare sulla cassa togliendo il colpo in battere, lasciando quindi solo due colpi, così da creare il classico suono del tumbao tipico della musica cubana. Un altro suggerimento che posso darvi è quello di cercare di sviluppare un fraseggio che alterni parte ritmica e parte solistica, quindi uno scambio di 8 misure che è molto divertente e anche molto utile alla nostra creatività. Amici, spero che questo video sia stato utile per tutti voi. Io ci ho messo veramente molta passione nel realizzarlo. Vi invito ad iscrivervi sul canale, cerchiamo di far crescere questo canale. Vi aspetto anche con commenti e like. Noi ci vediamo presto per un nuovo video e viva la batteria Latin! Ciao a tutti!